Alla fine, in un modo o nell'altro, ero riuscito a convincere Giacomo a scaricare Sylvain. Il piano era questo. Lui sarebbe andato da lei, le avrebbe parlato e l'avrebbe fatta sparire per sempre dalla mia vita. E se per caso non ci fosse riuscito, le avrebbe dato una testata e le avrebbe portato via l'anello. Ho azzeccato tutti i congiuntivi! Che odorino! Cos'è? La cena o un concimante nuovo? Il mio Dio! È scaricata finalmente! Quella cozza che se l'ha attaccata, quasetta la chiamavo, tanto che era appiccicosa. Avanti, rispondimi. Sì! Sì, già te lo leggo negli occhi, Tole. Sei il re degli scaricatori. Porca miseria, va. Avanti, hai recuperato anche l'anello. Hai dovuto dargli una testata. Però non me l'hai detto che Sylvain vive con una ragazza bellissima, eh? Che cosa vuoi dire? Chiedimi se sono felice. Aia, aia, no, aia. Sei felice? Aia, aia, aia. Sei felice? Ti dico che ti devi rilassare, tranquillo, Sylvain, non è un problema. Tu mi fai questo favore e dopo la cena di Sylvain non ne sentirai più parlare. Parola di Giacomino. Vabbè, quando sarebbe questa cena? Domani. Non posso. Dai, Aldo, non farlo scemo. Ma perché ci devo essere pure io? Ancora! T'ho detto che dobbiamo fare doppia coppia. Io e Daniela, tu e Sylvain. Daniela, se non c'è Sylvain, non viene. E poi, scusa, facciamo la cena a casa tua senza di te. Aldo, non è che perché hai un frigo degli anni 60 ci devi tenere dentro la roba degli anni 60. Che poi non è proprio doppia coppia, eh. In che senso? Nel senso che c'è una loro amica che si è appena trasferita lì, non ho capito bene. Cioè, bisogna trovare un terzo amico per lei, se no non se ne fa niente. E che problema c'è? Giovanni, mi passa il formaggio, per favore. Ci sarebbe Lello, il formaggio. Lello? Lello è pesante, dai. Vabbè, un po' pesante è vero, eh. Logorroico. Eh beh, sarà anche logorroico ma parla troppo. Allora Brio. Brio potrebbe andar bene se si lavasse. No, non gli puoi chiedere una cosa del genere a Brio. Allora Rudy. Rudy? Quello che frega le autoradio? No, quel Rudy lì, l'altro. Non starei parlando di quello che fa la gara di Rutti? Il due volte campione italiano di Rutti. Cioè, portiamo fuori uno che fa i Rutti? Vabbè, conosciamo un VIP, buttiamolo via. Vabbè, ho già capito che di questa roba non se ne fa niente, vabbè. Grazie. Ma che cretino. Uno c'ha la soluzione davanti agli occhi e non se ne avvede. Giovanni, non è che conosci qualcuno, un amico, un parente? Non conosco nessuno. Neanche un primate col pollice opponibile? Ma va a cagare. Ma dai, Genova, è uno scherzo. Io non ci tengo. No, ti è cascato. Oddio.